Buonasera, insieme a Giovanni Buonasera. Pimpinelli siamo qua per dare un'apertura, un overture alla pallanuoto che sabato avrà la sua Esordio. prima partita all'esordio. E a questo proposito, prima di parlare e fare due ciance noi su campionati, calendari o prospettive, ci sono le interviste a Zanetic, cioè sul futuro, non Zanetic come giocatore, ma l'Under 13, il futuro Sì, della già hanno vinto la prima SNC, che partita. hanno vinto anche la prima partita, e poi invece un vecchio leone, cioè, rosso celeste, che è Valerio Spiezio, che nell'ultima amichevole, proprio l'ultima amichevole fatta domenica, abbiamo intervistato. Lui gioca ormai da anni sulla Roma 2007 Arvalia. Allora, Ivan Zanetic, prima parliamo del tuo ruolo di allenatore. Qui dietro abbiamo una nidiata di under 13, circa una ventina che devono essere plasmati dal tuo carisma e dalla tua sapienza tecnica. Sì, ma per primo sono contento che ci siano così tanti. L'anno scorso mancava giocatori, ecco, quest'anno diciamo che è più difficile perché sono in più, ma io vi auguro sfide e così andiamo avanti. Sono contento per adesso. Certo, tu tieni under 13 acquagolla anche. Io alleno solo under 13, ma c'è anche qualche ragazzo di acquagol, diciamo che è piccolo, ma può darsi Buono, che gioca anche per certo. under 13. Ok, e questa è la prima sfida. La seconda sfida è nuovo campionato SNC A2, subito con la Roma Nuoto. Che squadra è secondo te quest'anno? Squadra nostra è, diciamo, rimasta uguale. Abbiamo sempre ogni anno perdiamo uno o due giocatori, quelli più bravi, diciamo, ma squadra giovane, c'è molto spazio da migliorare. Le esperienze sono sempre nostre, arrivare più alto possibile, perché quello siamo noi, questo è Civitavecchia e abbiamo dimostrato gli ultimi 4 anni, sempre in playoff, sempre in primi 2-3. E speriamo continuare così. Certo, quest'anno un po' di squadre si sono rinforzate, però poi abbiamo visto che la squadra costruita per vincere, proprio la Roma Nuoto, gioca ancora qui con noi. Sì, ma squadra giovane, ma comunque 4 anni insieme, siamo 4 anni insieme, già tutti sappiamo che dobbiamo fare e lascio altre squadre che pensano a noi. All'inizio del campionato, Valerio Spiezio, indimenticato bomber rosso celeste, da anni avversario che ci punisce quasi sempre tutte le partite. E giochi ovviamente con la Roma 2097 Arvalia. Che campionato prevedi per te e come vedi in generale questo campionato? Beh, è un campionato molto difficile perché tutte le squadre si sono rinforzate e dunque la Roma, il Salerno, i due Salerni, Civitavecchia, comunque sia, è un campionato difficile e ci sarà da sudare per salvarci. Civitavecchia, come lo vedi? Civitavecchia lo vedo bene, fanno sempre questo gioco molto aggressivo. Da tanti anni è una squadra ben preparata, è un buon portiere, un buon centroboa, lo straniero è molto forte, Zanetic, dunque è molto difficile giocarci contro. Il tuo obiettivo personale, che vuoi fare quest'anno? No, l'obiettivo è salvarci, dunque quello è un obiettivo comune di tutta quanta la squadra, non ho obiettivi personali, ma solamente Evitando di passare dai playout. naturalmente. Senti, chiudiamo col futuro bomberino? Sì, lui è piccoletto, è Massimo, vieni, ha 4 anni e mezzo Attenzione. e speriamo che faccia... Carriera? No, gli piace fare pallanuoto, dunque Quattro vediamo anni, quindi diciamo che l'ultima partita da Civitavecchia se l'hai giocata 7 anni fa. Sì, 7 anni fa, sì. Eccoci qua. Ci fai un saluto, Massimo? Saluta. Ciao. No, che cos'è? Il microfono, sì, ciao. 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 No, me lo fai trovare. Ciao. A posto. Grazie. Siamo qui tutte e due a parlare di pallanuoto perché in due quest'anno faremo i commenti e andremo anche a commentare questa prima diretta streaming che faremo sabato dal Palagalli e poi ci divertiremo qua e là nelle varie piscine d'Italia, a cominciare da Anzio, sarà la prima trasferta. Intanto questo campionato come ci arriviamo? Cioè ci arriviamo in maniera tranquilla? Beh, direi di sì, il gruppo è stato confermato rispetto all'anno scorso, a parte l'unico cambio, diciamo così, con Gianluca Moneoni che è andato all'Arvaglia, è stato Sì. sostituito da Simone Vanaglioli, qui. E in più abbiamo anche un Sì. piccolo Minisini, insomma, che comunque Fratello di è Giorgio. sempre una ruota di
di scorta importante, perché un 94 insomma che nuota e quindi che può dare una mano numericamente al discorso. Io diciamo che acquistiamo Moracchioli, che comunque ha un pesetto in più al centro del tassello e secondo centro buono, tenendo presente che Gianluca Modeloni ha già un cambio già pronto, che Andrea Castello, a cui facciamo gli auguri, ha fatto gli anni in questa settimana e quindi già l'anno scorso, diciamo, per vari motivi lavorativi e fisici, di partite ne ha saltate un bel po', quindi diciamo che non è il Muneroni capocannoniere di 4 anni fa quando è andato via, ma è un altro Gianluca, perché ovviamente per motivi vari l'anno scorso il suo apporto non è stato un granché. Però non è tanto il problema la Roma nuoto, il problema è capire il Civitavecchia rispetto alle altre 3-4 squadre che si sono rinforzate, fermo restando che l'anno scorso sono le due di Salerno soprattutto, sì, cioè hanno comunque fatto i playoff pure loro, quindi poi diciamo che alla fine c'è un establishment sia a nord che a sud, che le squadre sono sempre quelle, cambia, diciamo, ecco, sarebbe diverso se ritorna in auge un Catania o un Palermo. Sarà un campionato sicuramente molto diverso rispetto a quello dell'anno scorso, che ha avuto molte squadre non proprio all'altezza della situazione. Quest'anno forse ci divertiremo di più, sicuramente, visto che come detto si sono rinforzate molte squadre, anche Palermo ha fatto un buon mercato, anche Udinese ha fatto un buon mercato, per cui sarà molto diverso. Vedremo cosa potrà fare il CIECA. Nel mio parere l'obiettivo rimane quello dei playoff, così come nelle ultime stagioni, anche per una questione, diciamo così, di prestigio, di blasone. Diciamo, se vale di più il gruppo collaudato ormai da 4 anni e 4 serie di playoff, o le novità dei nuovi giocatori, su tutti lo straniero, il croato della Roma, Šetka, che diciamo ci ha ucciso da un punto di vista di nazionale nella semifinale olimpica. Beh, però diciamo, sarta chi può, la Roma anche l'anno scorso aveva questo grande squadrone, poi alla fine gioca qui con noi anche oggi, quindi, quindi sì, una stagione deludente con l'ultima parte che ha visto il Torino andare in Serie 1 a posto della Roma, i rigori, il match del fuori italico, quindi molto, molto negativa alla fine della stagione della Roma. Quest'anno vedremo cosa accadrà, sicuramente avrà una CIECA con tanta voglia di vincere. Certo, ma tanto più di vincere non può fare, quindi già ha vinto pure l'anno scorso tutte e due le volte, più o meno con recriminazione da parte dello Socialista. Io volevo un pochettino allargare il panorama, c'è anche un'altra grande decaduta, che è la Rainantes Florenzia, che è stata affidata a Gianni De Magistris, il grande Gianni, che gioca un qualche rientro come Di Fulvio, un Di Fulvio, sì, Di Fulvio più grande, più piccolo, non lo so, ma insomma, e poi tanti giovani, a cominciare dal portiere, che dopo tanti anni fa la 2. Bisogna vedere cosa accadrà, perché negli ultimi anni la squadra gigliata ne ha passate di tutti i colori, tra mancanza di soldi per fare una squadra di degno livello, infatti poi è arrivata già nella recessione, poi era stata ripescata in Serie 1, e poi retrocessa di nuovo, per cui alla fine questo Caprese 2 lo deve fare per forza. Bisogna vedere cosa farà. A mio parere, per come è messo, dovrebbe fare il campionato di centroclassifica, visto che tra le liguri ci sono sicuramente formazioni più attrezzate per conquistare l'accesso ai 4 posti che si riferiscono alle off. 4 che sono? Sicuramente Lavagna, Chiavari, Camogli sono messe sicuramente meglio, a mio parere, rispetto a vedere l'Imperia cosa farà. Però sono squadre messe meglio. Poi il discorso forse faremo più avanti, visto che potrebbe beccare. L'unica cosa di nota è che su un calendario, su una nota della Federnota, è uscito girone 1 e girone 2, che è una via vecchia battaglia, sì, ormai decennale. Quindi questo significa forse il preludio a poter non vedere nord e sud obbligatorio, ma vedere una divisione, diciamo, di campionati diversi, cioè un taglio orizzontale, un taglio verticale anziché orizzontale, cioè quindi poter uscire da questo impasse, perché se andiamo a vedere gli ultimi 6 anni, le 4 arrivate sono sempre quelle, quella che viene proposta, normalmente c'è sempre una che torna subito giù senza passare dal via, e quindi alla fine sono sempre quelle. Bisogna vedere se è anche quest'anno che farà, sì, Torino è quinto, ce la faranno almeno una delle due a salvarsi. Vedo complicato. Quindi ritorneremo da capo a 12 dalla stagione 2017-2018. Vabbè, questo è un po' tutto, poi sulla palla a nuoto
ci torna il buon Giovanni nella presentazione dell'avvenimento sportivo che venerdì, non è oggi la giornata, però questa è la situazione, tutti al Palagalli, alle ore 15 si inizia questo big match, ci sarà anche lo speciale di 0766 cartaceo che darà appunto le notizie sulla tutta la società, abbiamo anche le foto, abbiamo già fatto le foto a tutte le squadre, quindi diciamo sarà una piccola chicca che usiamo regalare a questa gloriosa società di Civitavecchia che del bene e del male comunque veleggia sempre in Serie A da ormai 60 passati, diciamo dal 66, diciamo proprio l'anno esatto della mia promozione era 1966, quindi sono i 50 anni. 50 anni, festeggiamo. Ecco, è una cosa in più che dobbiamo dire al Presidente. Arrivederci e buonanotte.